Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Faccio una piccola premessa di perdonare la mia voce molto nasale, molto chiusa, ma purtroppo ho un po' di influenza, nulla di grave, quindi sono un pochettino acciaccato. E ovviamente non sto facendo neanche live proprio per potermi riprendere al meglio. Detto questo, però, stamattina volevo per l'appunto pullare, proprio perché, come potete vedere già qui dall'anteprima di questa immagine, che tra l'altro anzi ora mi salvo per fare poi la copertina successivamente, è uscita Iris o Iris, in base a come la volete chiamare, da Final Fantasy XV, ovvero la sorellina di Gladio, che avevamo già visto nella prima parte del capitolo e che oggi praticamente viene introdotta ufficialmente all'interno del gioco con il suo kit completo nella seconda parte del capitolo. Infatti, come potete vedere, abbiamo il banner in sovraimpressione con la Burst in primo piano, la Force, quindi nuova arma Burst, nuova arma Force, e poi ovviamente il ritorno di Tifa. Quindi Tifa nuovamente rerannata per l'ennesima volta all'interno del gioco. Veramente Tifa la stanno proponendo in una maniera a dir poco violenta, oserei dire, proprio perché viene riproposta praticamente un mese sì e un mese no, però a quanto pare Tifa è nuovamente la rerun che abbiamo all'interno del gioco, proprio perché giustamente Iris, essendo la protagonista di questo capitolo, riceve ovviamente la Force Board, riceve tutto quello che è il pacchetto ormai nuovo dei personaggi giapponesi. Inoltre volevo anche darvi comunque un'altra notizia che ancora non ho preso definitivamente, perché sono molto, diciamo, sono molto incerto, sono molto dubbioso sulla decisione effettivamente da prendere, ma credo che comunque smetterò di trattare Opera Omnia, perché noto ormai probabilmente a causa del troppo tempo passato o anche del fatto che comunque la schedule giapponese non sia diciamo più allegra come lo era prima, è molto più monotono, è molto più piatto, stanno portando, diciamo, effettivamente alla morte di quello che è il gioco. Non sappiamo effettivamente come e che cosa succederà da qui a un anno a questa parte, dato che comunque ormai siamo quasi 2023. Però io molto probabilmente terminerò ormai gli ultimi progetti che avevo in cantiere per quanto riguarda Opera Omnia, e dopodiché smetterò effettivamente di trattare Opera Omnia. Non so cosa farò col canale YouTube, dato che probabilmente resterà fermo senza ovviamente argomenti di Opera Omnia. E ovviamente non è, diciamo, non è ancora una decisione definitiva, però sono molto propenso ormai al chiudere questo progetto, perché credo che comunque abbia raggiunto la sua maturità, abbia raggiunto il suo picco e ora sta lentamente scemando, appunto a causa comunque di tantissimi fattori che sono messi lì in mezzo, che però giustamente mi fanno accorgere di questo allontanamento da parte ovviamente di tanti giocatori, che giustamente per noia o per poco interesse in quello che succede all'interno del gioco stanno ovviamente decidendo di andare altrove, e non posso che biasimarli. Quindi ci tenevo comunque a dirlo, ma probabilmente ne parlerò anche in live, farò le ultime live su Opera Omnia, giusto per parlare, per restare insieme. E non credo comunque di andare oltre, farò probabilmente poi qualche live su Opera Omnia, giusto per passarmi il tempo, come faccio solitamente, però non ho intenzione più di mettermi lì di impegno per fare una cosa che vedo appunto essere, non dico ignorata, ma quasi. Quindi va bene così. Detto ciò, oggi, ecco, come potete vedere qui abbiamo la rerun di Tifa, la riproposizione di Tifa,
Oggi per l'appunto, come annunciato, voglio pullare con voi, voglio pullare appunto Iris, voglio vedere cosa effettivamente ci consente di ottenere, cosa ci consentono ovviamente di ottenere queste multi gratuite, quelle che ovviamente abbiamo gratis più i ticket che riceviamo con il completamento dell'evento precedente, ovvero i ticket viola, giusto per vedere un pochettino cosa abbiamo modo di poter ottenere. Poi abbiamo anche un'abbondanza di ticket che comunque schifo non fa, quindi vediamo effettivamente poi cosa possiamo fare. Abbiamo due multi summon gratuite, la prima nel banner di Tifa, vediamo ovviamente che cosa esce. La seconda multi nel banner di Iris e poi i tre ticket viola che ci consentono comunque di avere 5 multi summon gratuite che ovviamente voglio condividere in video, dato che comunque qualora dovessi ottenere Iris dovrei effettivamente potenziarla e fare tutto il kit, tanto questa multi veramente orrenda. E andiamo a vedere invece la seconda multi. Oh, ho visto un piccolo laghettino, potrebbe essere Exo LD, forse di Iris, non sarebbe male, però vedremo che cosa succederà. E quindi niente, dovrò maxare ovviamente, dovrò fare le board, dovrò fare tutto, quindi mi prenderò parte della giornata per fare questo. Poi di sera, se riesco a streamare, se mi sento bene. Bene, force dalla free, tra l'altro force di Iris, ottimo, veramente ottimo. Non avevo intenzione effettivamente di andare deep per quanto riguardava il kit, però se dovessi trovare tutto, ovviamente non è un personaggio che in realtà mi fa impazzire molto. Mi piace la meccanica della X che copia il danno che viene fatto nel turno precedente. La LD non è male, che carica l'X, eccetera. Però diciamo che come personaggio non lo so. Potremmo effettivamente avere di meglio da qui a poco più in là. Ottima, un'altra orb dorata. Però avere già preso la force è ottimo. Prendere anche l'LD sarebbe forse il tocco magico, perché praticamente posso tokenare tutto il resto, quindi non sarebbe male. Certo, la BT ovviamente non l'andrei a cercare a quel punto. Niente, LD di Kaizit che ho già da tempi non sospetti. Altro ticket e altra orb dorata. Io spero sempre nell'LD, perché le LD sono le uniche che non possiamo effettivamente shoppare se non tramite soldi veri, quindi preferisco appunto ottenere le LD piuttosto che ottenere tutto il resto. Quindi vediamo effettivamente se no, di nuovo Kaizit Fang. Oh, la X, va bene. Avrei preferito la LD, sinceramente, perché avrei preferito la LD. Addirittura qua orba azzurra, però non lasciamoci fregare, perché comunque anche la orba azzurra potrebbe riservare delle sorprese. Comunque, in generale il kit di Iris non è malvagio, solo che è un kit molto particolare che non so neanche fino a che punto si riuscirebbe a sfruttare al 100%, dato che solitamente un personaggio noi lo andiamo a sfruttare con la rotazione Burst e Force insieme, quindi lei sì, potrebbe effettivamente copiare il danno all'ultimo turno, però non è una cosa che comunque si andrebbe a sfruttare, nel senso, per come gioco io
per il modo di giocare che ho io, sicuramente non sfrutterei questa meccanica, ecco, mettiamola così. LD. Bene. Bene, abbiamo tutto, tranne la BT. Potrei effettivamente fermarmi anche qua. Potrei fermarmi anche qua. Però qualche altro ticket lo buttiamo. Veramente gentile Iris nei miei confronti. Mi ha smollato praticamente tutto in pochissime risorse. Letteralmente pochissime risorse. Quindi veramente, veramente ottimo. Un'altra LD addirittura. Vabbè, questa ora è un po' esagerata come cosa. Va bene, allora mi fermo a 850. Tanto non andrò per la BT perché non mi interessa. Non mi interessa la sua BT. Sì, ha un effetto carino che comunque abbassa tutte le statistiche, però cioè non è una cosa che fondamentalmente mi interessa con tutti gli altri personaggi che possiedo, che possono tankare o che possono fare tante altre robe. Quindi direi che il suo kit già così per me va assolutamente bene. Le maxerò la force perché comunque abbiamo l'eco, abbiamo comunque la possibilità di sfruttare appunto l'eco o il personaggio di per sé, anche da inserire ormai nell'ultima feud, visto che praticamente il mese prossimo abbiamo l'ultima feud, quindi ormai non c'è neanche più questa necessità di pullare personaggi per le feud, dato che ormai stanno finendo. Vedremo poi il nuovo contenuto che vorranno inserire, ma da lì avremo modo e tempo per organizzare nuovamente il nostro roster. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi aspetto con queste ormai ultime live e ultime interazioni sul canale Twitch per quanto riguarda Opera Omnia. E niente, detto questo, vi ringrazio al solito per la visualizzazione e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!